amici di Officine Caruso, forza Italia sempre e comunque forza Italia. Ma non c'è solo l'Italia da noi, lì abbiamo messo in penombra una fantastica British, qui una piccola italiana e lì due tedesche. Scusate se gioco con lo zoom, non restate indifferenti davanti a una quadrifoglio, ma nemmeno davanti a un Audi A8 lunga presidenziale. Ma oggi parliamo di un'auto stracomoda, piccola, non tanto piccola, una classe C Mercedes che si difende benissimo quanto a eleganza e linee, non ha nulla da invidiare rispetto alle altre berlinone più particolari, che dico, anche questa è particolare, più presidenziali. Un'auto tenuta veramente bene in versione Business Plus con pneumatici Continental, queste pinze nere con i dischi dei freni nuovi, vernice perfetta, molto bella, molto lucida, in questo blu classico Mercedes che è un colore che non vi stancate mai. Un'auto che è pressoché perfetta la carrozzeria, poi possiamo trovare qualche puntino di pietrisco, qualcosa, ma nulla di che. E se andiamo a spaccare il capello in quattro, qui c'è una riga e qualche cosa qui al cofano, qualche puntino d'autostrada, perché autostrada ne ha fatta tanta. I chilometri sono assolutamente certificati, 140.000. un interno molto bello con questi sedili sportivi elettrici e comodissimi, ma quello che è importante su quest'auto è che ha davvero i contenuti business, nel senso che tutto quello che vi serve per assistervi alla guida c'è e lo vedremo guidando, e anche per i passeggeri dietro un tocco di eleganza e di comodità Mercedes con questo suo impianto di climatizzazione quadrizona. Lì quel tocco di arancione comodissimo e molto riposante per la vista, soprattutto nella guida notturna. E sopra avete sentito la chiusura con Mercedes, che spettacolo, qualità costruttiva ottima. Baule, mi stavo inquadrando io, baule elettrico con questo doppia tendina semirigida, e qui completamente chiusa se volete isolare completamente questa zona. Spazio eccellente, poi con i sedili abbattuti avete un volume di carico spettacolare, e qui cura maniacale del cliente precedente, che salutiamo, che aveva messo anche il tappeto, qui il tasto per sganciare i sedili da un lato, dall'altro. E sotto vi faccio vedere il kit per l'assistenza mai usato, e qui anche il portaspesa, che è una cassettina comodissima che vi serve per stivare e non far nuotare, diciamo, le vostre buste della spesa in questo baule posteriore. Scendiamo e che facciamo? Ci accomodiamo a bordo, vi facciamo vedere quanto è bello il saluto di Mercedes con quegli occhi lì che si aprono. Ora ve li proietto lì nella vetrina, Mercedes-Benz, attenzione non farti distrarre, e qui abbiamo tutto, ma lo vediamo domani col giorno sulla strada. A dopo. Questa è la chiave in puro design Mercedes-Benz con Keyless Go. Anche il tasto di accensione ha un senso e una propensione all'eleganza che non poteva essere smentita nemmeno da questo dettaglio. Oggi sono un po' in giro a fare commissioni e completiamo
questa prova, perché ve l'ho detto tante volte, tutte le auto che noi gestiamo, sebbene le conosciamo, sebbene sono state controllate in tutti i loro comparti, a partire dal motore, l'elettronica, gli interni, sotto, sopra, la carrozzeria, poi alla fine quello che conta è fare una bella prova su strada in tante condizioni e certificare, sancire la bontà di utilizzo e la funzionalità dell'auto in ogni condizione. Qui stiamo percorrendo proprio delle strade secondarie della piana. Buongiorno, com'è questa macchina? Cosa gli dobbiamo fare qua? Mettiti all'opera, un tocco di sportività glielo facciamo. Quindi ricordatevi ora e poi vediamo come cambia dopo. Allora, questa è un'auto che siamo molto tranquilli perché è stata sempre gestita e venduta da una concessionaria ufficiale. Smonta i coperchi che vediamo com'è sotto. Interno un'ottima votazione, me la confermi, no? Sì. Che l'interno è a posto. Le ruote le hai misurate già o no? Ok, le ruote sono ancora da misurare. Vabbè, smonta il coperchio e poi scriviamo tutto. Ora tutto è perfettamente pulito. Questa è l'auto sotto. Puoi montarti il coperchio. Questo prima di montarlo lo laviamo. La prova su strada non ci ha dato nessun allarme, nessun KO. E poi dalla prova su strada passiamo ai controlli dei vari livelli. Qui livello olio ok, lo aggiorniamo in diretta. Per verificarlo vi ricordo che lo si fa elettronicamente dopo aver camminato un po'. Quest'auto non ha l'asta dell'olio, questo motore. Mercedes si fida ciecamente dei suoi sistemi elettronici. E ora andiamo a controllare anche in diretta la sospensione e l'aggiorniamo. Sospensione che non ci ha dato nessun allarme nella prova che abbiamo fatto. Naturalmente abbiamo fatto pochi chilometri, poi completeremo in questi giorni un ciclo di 1 milione di chilometri per la nostra e la vostra sicurezza. L'occhio vuole la sua parte, è vero Nicola? Sì. No, dici sti convinto. Perché Nicola tira curto, come diciamo in dialetto. Siamo agli sgoccioli, scorriamo un po' per non aver dimenticato nulla. È un'ottima macchina questa, dai. Ma d'altronde è un'auto nuova, tutta concessionaria ufficiale Mercedes di zona, una bravissima persona anche chi ce l'ha dato. A suggello di questa qualità c'è anche la garanzia ufficiale Mercedes fino ad aprile 2025. La carrozzeria, piccolezze da sistemare, alcune parti sono riverniciate, sono state fatte bene, lucidissima 8, ma la portiamo a 10, che dici? Vediamo poi il risultato, va bene, buon lavoro. Ci stiamo facendo aiutare dal navigatore, stiamo percorrendo la strada che da Rizziconi va a Taurianova, non la strada principale perché oggi è particolarmente trafficata e perderemo tanto tempo, e la sconnessione di questo manto in cemento di una parte di questo percorso ci permette di sentire l'ottimo stato delle sospensioni. Questa è una vettura che non è la versione estrema e sportiva di questa gamma, ma è una versione business plus sport che comunque ha tutto quello che serve per viaggiare in piena comodità. Questo è il navigatore nativo della vettura. In questo momento stiamo viaggiando in eco, anzi portiamolo in comfort, perché questo cambio 9 G-Tronic di questa vettura che si abbina alla motorizzazione da 194 cavalli dà un equilibrio alla di prestazioni. La prima uscita è un po' moscia la signorina del navigatore,
ha un equilibrio di prestazioni eccellenti, perché quest'auto ha uno 0 a 100 davvero impressionante. E alla rotatoria prendere la prima uscita. Vi fa addormentare la signorina del navigatore. Potevano scegliere seguire un altro, la strada per 6 km. Una voce più familiare. Vi stavo dicendo, in comfort la vettura si muove benissimo, e ora che la strada è migliorata andiamo in sport, possiamo andare in sport plus, e subito il cambio si è, e la centralina motore si è settata per correre, e se io schiaccio il 9 G-Tronic risponde perfettamente, perché questo è un cambio leggerissimo, molto evoluto, addirittura ha delle parti è in carbonio, è in magnesio e alluminio, poi ha tutta la coppa in plastica, e vi invito ad andare a guardarvi un video che abbiamo fatto sulla manutenzione specifica di questo cambio, dove abbiamo parlato delle enormi doti di questo cambio, delle grandi doti di questo cambio, che è stato sviluppato dalla Mercedes internamente, ed è un cambio che è in lotta con ZF, l'altro, il leader mondiale di produzione di cambi automatici. Il posto guida è eccellente, la seduta è davvero comoda, questi sedili che non sono particolarmente piatti ma sono sportivi quel che basta per contenervi, perché vi ricordo le prestazioni dell'auto che sono importanti. La vettura inoltre ha tutto quello che riguarda il comfort interno e l'ergonomicità dei comandi da questo lato, con i comandi sono tutti a sfioramento, e da qui posso gestire l'assistenza, il percorso, la navigazione, mentre da questo lato ho la gestione dei comandi sul pannello centrale. L'aria climatizzata è eccellente, questo è un clima quadrizone, in questo momento non ci serve, ci stiamo respirando l'aria e i profumi della piana di questi ulivi maestosi e secolari che sono la ricchezza del nostro territorio, e mentre piano piano sta facendo buio cominciamo ad apprezzare la potenza luminosa dei fari full LED di quest'auto, e quando accendo gli abbaglianti loro abbracciano la vettura davanti e si correggono da soli. Questo specchio è antiabbagliante, anche qui finiture pregevoli, molto bello il pannello di comando degli specchietti, delle chiusure centralizzate, la chiusura bambini e i finestrini anteriori e posteriori, finestrini molto spessi, appena chiudo il comfort acustico lo noti immediatamente, ma la cosa che noti di più è veramente la comodità e la capacità di queste sospensioni di assorbire le asperità del manto stradale. Molti mi dicono, ma con l'avvento delle SUV, le station wagon sono auto che andranno nel dimenticatoio, ma io dico che le station wagon, con l'avvento delle SUV, chi scende da una SUV e sale su una station wagon apprezza lo spazio, l'economia di utilizzo, perché è un'auto più leggera che consuma meno, poi tra l'altro questo motore è montato dappertutto, e non solo, ti accorgi che poi alla guida in condizioni limite una berlina, una station wagon, che è una vettura con un baricentro più basso, ad esempio se io faccio questa curva e la stessa curva la faccio con un SUV, non ho la stessa sensazione di inserimento in curva, di tranquillità che ho con un'auto del genere. Poi questo non è un mio parere, ma è un fatto scientificamente provato. Stiamo arrivando quasi a destinazione, abbiamo evitato il traffico, queste sono le prime case di Taurianova. Taurianova si raggiunge facilmente dall'uscita di Gioia Tauro, dall'uscita di Rosarno, e in mezzo a due paesi, un paese
molto commerciale, sono leader di produzione di torroni, pasticcerie eccezionali, gelati ottimi. Nel traffico questa vettura si difende bene, 100 metri, si raggiungerà tutti, la destinazione. A tutti gli assistenti alla guida attive, quindi se vi distraete frena da sola, vi avvisa, vi dice quando è ora di fermarvi a prendere un caffè. Un'auto veramente completa da questo punto di vista, ma ci vediamo a breve. Da questo tasto qua abbiamo la possibilità di cercare il parcheggio, ma noi abbiamo già parcheggiato, vi risparmio tutta la manovra di parcheggio. Siamo nel cuore di Taurianova, questo è il centro di Taurianova e faremo cena qui con un gelato, perché pomeriggio di domenica basta quello. E approfitto, visto che sono fermo, per farvi vedere un po' il layout di quest'ultima versione di questo sistema qui, perché poi dalla versione successiva c'era il display completamente integrato nel cruscotto. L'indicatore l'avete visto, vi faccio vedere il Connect Me che ha bisogno della connessione internet e vi apre un mondo di servizi web, soprattutto Mercedes. Qui la parte del telefono che è molto ben gestita anche dal punto di vista dei comandi vocali, i supporti per ascoltare la vostra musica, il mio Bluetooth audio è in pausa, e cosa molto ben gestita in Mercedes, la gestione della vettura, della climatizzazione. Entriamo e vi facciamo vedere il Dynamic Select che avete visto in marcia, e qui vi dà anche una configurazione dell'individual, trazione, sterzo e ESP, che sono le parti dove la mappatura interviene, l'assistenza alla guida, ma questa si imposta a motore acceso, e le impostazioni delle luci esterne, interne, eccetera. E poi abbiamo le impostazioni di vettura, anche questi a motore acceso. Accendiamolo un attimo per farvi vedere una cosa molto carina, i dati del motore. Questa è molto bella questa grafica qui. Bene, ripartiamo. Questo è il sistema di telecamera, lo faccio vedere anche se non ci serve la marcia indietro. Siamo, stavo dicendo, nel cuore di Taurianova. Queste sono le piazze, più piazze principali, cittadina molto viva. Questa è la pasticceria Taverna, la più antica gelateria credo di Taurianova, e qui un bel po' di gente in giro. Taurianova capitale del libro 2024. Approfittiamo per dirvi come va nel traffico questa macchina, che non è piccolissima, va egregiamente, ma dovete stare attenti a utilizzare la modalità comfort, perché se vi dimenticate la modalità sport plus l'auto è un po' sgorbutica. Bene, da Taurianova è tutto. C'è qualcuno che accelera in mezzo alla folla, ma speriamo bene per lui. Concludiamo la nostra prova, non andremo in autostrada, ci accontentiamo di questa superstrada veloce che da Taurianova ci ricollega ora verso le nostre zone. Guardate la luminosità dei LED, una volta che li provi non puoi farne a meno. I consumi di quest'auto sono veramente irrisori, perché il cambio 9 G-Tronic mette sempre a 9 marce, mette sempre la marcia giusta, e davvero con un filo d'acceleratore sei a 80. Io ora vi voglio tornare in quella schermata. Andiamo in dati del motore e vedete la carica della batteria, la temperatura del liquido di raffreddamento, i giri e la velocità. Ma cosa ancora più bella è vedere questi monitor in funzione, con l'eco, col comfort, lui lo carica, con lo sport, mano a mano i colori diventano sempre più accesi, vedete che c'è la forza G
nel pilota, questo puntino qua, e con lo Sport Plus l'auto si è irrigidita notevolmente e lei ha delle accelerazioni. Mi aiuto col manettino al volante, degne delle migliori supercar, alla faccia di chi dice che le Mercedes non sono sportive. Bene, se ho dimenticato qualcosa vi... abbiamo messo il link in descrizione, naturalmente fin quando l'auto sarà disponibile. Chiedetemi qualsiasi consiglio volete in merito, da Giuseppe, da Officine Caruso, dalla Piana di Gioia Tauro, da questa splendida classe C, 190 cavalli, no, 94, non ci dimentichiamo i 4 che sono importantissimi, 9 GT.